Ancora pasta asciutta. Sì, cos'hai da protestare? Con quello che costa la carne, mica possiamo mangiarla tutti i giorni. Non stai esagerando con le pillole? Credevo che la cura ormai l'avessi finita. Oh, signore, di che altre pillole si tratta questa volta? Sono ormoni. Per rinforzare il cuoio capelluto, per la vista, per tutto in generale. Un sacco di gente li prende. Tu sei ossessionato dall'idea di perdere i capelli. E ti comporti in maniera a dir poco assurda. Se continui così finirai per rovinarti la salute, vedrai. Con i capelli non c'è niente da fare. Quando decidono di cadere, cadono e basta. Sarà, ma non ho intenzione di diventare calvo. E tu che hai da guardare? Niente. Sta attenta, preziosa. Mm. Non schizzarmi come al solito. Su, qui. Di, Alfonso. Che cosa vuoi? Vieni anche tu oggi a casa di Gianmaria. No. Perché? Ho altro da fare. Con chi? Con una ragazza? Di la verità, te la scopri. Ho detto che non posso e basta. E dai, diccelo, com'è a letto? Ma quanto è stronzo. Su, a me. Prendila, laggiù. Su, su. E dai, su, qui, di qua. A me, dai. Via, arrivano i rompicoglioni. Andiamo. È una questione di secrezione sebacea. Il cuoio capelluto si trova invaso dal sebo che provoca l'asfissia del capello e quindi il suo afflosciamento. È caduta. Anch'io avevo il capello tutto floscio e ci ho messo anni di manipolazioni e massaggi per indurirlo. È stato arduo, ma ce l'ho fatta. È un problema piuttosto serio, sa dottore. Sono le ghiandole sebacee che non funzionano come dovrebbero. Ma faremo di tutto per eliminare il problema. In più le voglio fare un trattamento di estratto d'ortica bianca che le regolerà la secrezione endocrina. Deve curare l'estetica, amico. Le persone come lei e come me, che stanno a contatto con il pubblico, hanno sempre il dovere di presentarsi bene. Bisogna stare al passo, caro dottore. Ah, sì? Noi maschi dobbiamo curarci. Narciso si occuperà di lei. Narciso, prima uno shampoo all'estratto di cetriolone contro la forfora. E chiamami per la tintura. A tra poco, caro dottore. Tornerò a darle l'ultimo tocco. A tra poco e grazie di tutto. Non c'è di che, amico mio. Qui è come a casa sua. Noi non permettiamo che i nostri clienti migliori se ne vadano via con qualcosa di floscio. Bravo, bravo. Me lo auguro di cuore. Ciao. Mica tanto. Però le spina l'ovale del viso. Lei dice? Accidenti, certo che lo dico. Le ha messo lo stesso prodotto che uso io, penso. Un mio amico che sta a Parigi mi ha detto l'altro giorno che la tintura danneggia la vista. Lei non crede che sia pericoloso? Oh, coglionate, che ne sa la gente di queste cose? Ma mi ha guardato bene. Dica al suo amico, quello di Parigi, che sono più di 10 anni che vi tingo i capelli e ci vedo benissimo.